Sindaco Mario Pupillo, arrivano le buone notizie perché è stato presentato dalla maggioranza un emendamento al bilancio. 400.000 euro pronti per essere dirottati per i lavori allo stadio Biondi, per il suo adeguamento senza mettere mano al portafoglio dei cittadini. Assolutamente sì, siamo arrivati a questa conclusione in quanto si avvicina il giorno dell'inizio dei lavori e quindi noi dobbiamo affrontare queste spese che assolutamente non devono pesare sui cittadini lancianesi, sono quindi fondi che prendono spunto da questo mutuo finanziato da anche il canone locativo dello stadio, e quindi saremo in grado di rispondere a questa nostra, a questo nostro impegno economico, sostenuto probabilmente anche da altri sponsor privati o di altri enti che potrebbero arrivare e quindi alleggerire ancora di più il peso che noi stiamo affrontando. Tempo stringe, i soldi allora ci sono, ci saranno per questo mutuo decennale, ma è pronto il progetto? Il progetto è pronto, non è stato così semplice elaborarlo perché le normative sono molto articolate e complesse, ci sono alcune prescrizioni, alcuni lavori da fare e il progetto verrà presentato lunedì alla prefettura, verrà sottoposto ovviamente alla validazione della questura, dei vigili del fuoco e quindi appena avremo la risposta scritta, il parere positivo, potremo cominciare i lavori. Le previsioni, inizio dei lavori fine luglio, primi di agosto, e per quanti giorni avete fatto il calcolo dei giorni necessari? Ma io penso fine luglio, inizio agosto, e il tempo necessario, insomma, sicuramente un mese e mezzo, due mesi ci vorranno. Quindi salteranno le prime due in casa? No, ecco, adesso non sono un tecnico per cui non vorrei dare delle false indicazioni, delle speranze o delle delusioni ai tifosi. Il concetto è che si farà di tutto per fare le cose in maniera rapidissima per cercare di iniziare prima possibile le partite qui a Lanciano.